Io vorrei partire dall'assemblea, della manifestazione che abbiamo fatto ieri a Piacenza per entrare nel merito delle questioni che abbiamo di fronte. Noi ieri sui fogli di via mandati a tre compagni a Piacenza abbiamo fatto questa manifestazione ed è stata una manifestazione abbastanza importante da questo punto di vista, anche se probabilmente si è accentuato più la caratteristica del fatto che i padroni ci colpiscono e noi rispondiamo a quelle loro provocazioni, tra altre cose anche con qualche cosa di troppo dal punto di vista folcloristico, perché so che nella manifestazione c'erano anche un po' di cartelli dove c'erano manifesti dove venivo rappresentato e preferisco essere rappresentato da vivo che da morto, ecco, per cui bisognerebbe, come dire, sarebbe meglio comprendere che quel tipo di iniziativa fa parte di un'iniziativa di carattere più generale. Vorrei far fare un momento di riflessione a tutti rispetto al settore dove stiamo intervenendo. Oggi non può essere soltanto un'assemblea dove andiamo a fissare soltanto gli elementi, dove diciamo quanto siamo stati bravi, perché siamo stati bravi in queste lotte. Non si tratta anche di fare una riflessione di come andiamo avanti e quali sono i problemi che ci troviamo di fronte. Primo elemento di riflessione è capire dove noi stiamo intervenendo. Il settore della logistica l'abbiamo scritto in varie lingue, soprattutto in arabo, visto che la maggior parte dei nostri compagni sono arabi, che il settore della logistica è particolare, è il settore, diciamo, sotto certi punti di vista più avanzato dal punto di vista capitalistico. In Italia in particolare, chi lavora nella logistica sa qual è la condizione che si trova all'interno della propria azienda, però deve fare una riflessione. Perché questa situazione in Italia avviene attraverso l'utilizzo delle cooperative? Le cooperative non trovano un sistema di eguaglianza negli altri paesi dal punto di vista capitalistico avanzato, tipo la Germania e la Francia, che sono direttamente concorrenziali rispetto al settore italiano. In Italia si regge la concorrenza su questo settore se, diciamo, il costo del raggiungimento di quella merce sul mercato internazionale raggiunge in tempi più veloci e costa di meno poterla spostare da un punto all'altro. E siccome l'Italia, dal punto di vista infrastrutturale, ha dei problemi, nel senso che se voi guardate, se prendete magari qualche volta, come faccio io, prendo anche qui a Bologna, l'autostrada, vedete sull'autostrada migliaia di camion che vanno da un punto all'altro del paese. Ora è chiaro che se questo si regge da questo punto di vista, non essendoci delle infrastrutture molto più avanzate che negli altri paesi ma più arretrate, i capitalisti italiani che lavorano in questo sistema reggono la concorrenza se abbassano notevolmente il costo della forza lavoro, se la flessibilità all'interno dell'azienda è massima, se si utilizzano le cooperative. E queste cooperative, come mai in questo tipo di sistema, sono le più, diciamo, diffuse all'interno della logistica? E come mai all'interno della logistica la maggior parte delle cooperative, una buona parte delle cooperative, non quelle vecchie ma quelle altre, sono in mano alla mafia, Camorra, la 'Ndrangheta? Ora è chiaro che dobbiamo domandarci il perché avviene questo tipo di situazione. Allora, se abbiamo capito questo, abbiamo capito anche che nella misura in cui noi facciamo queste lotte, che abbiamo fatto queste lotte, e che andiamo a mettere in discussione questo costo della forza lavoro e lo portiamo ad un livello
più alto possibile dal punto di vista capitalistico, cioè il salario non è più quel salario di merda che si aveva precedentemente, quel tipo di organizzazione all'interno delle aziende non è più quello che c'era precedentemente, vuol dire rendere quasi inutili il fatto che i capitalisti possono suddividere il loro profitto tra loro committenti e le cooperative. Non c'è più bisogno della cooperativa. La cooperativa è uno strumento che serve per ulteriormente mantenere flessibile il salario ad un certo livello. Quando noi abbiamo portato ormai questo tipo di condizione di un salario, non dico dignitoso, ma un salario che è più alto di quello che era precedentemente, dai 900 o 950 euro l'abbiamo portato come media, l'abbiamo portato a 1200-1300 euro, noi rendiamo dal punto di vista economico, rendiamo la situazione difficile dal punto di vista di reggere il rapporto con le cooperative. Alle aziende committenti, tutto sommato, anche dal punto di vista della loro gestione della forza lavoro, può anche essere inutile avere più le cooperative, perché le cooperative in questo tipo di sistema servivano soltanto per poter avere una situazione di schiavizzazione della forza lavoro all'interno di questo sistema. Se questa volta noi oggi nei grossi settori siamo a questo livello, vuol dire che mettiamo in discussione un sistema fondamentale dal punto di vista capitalistico. Guardate che l'Italia non è che è sparita la produzione, ma per fare un esempio molto semplice, la Fiat non costruisce quasi più le auto, le fa costruire dalle altre parti, le assembla qui in Italia, e quindi il settore della logistica diventa fondamentale spostare queste merci per assemblare da un punto all'altro del pianeta, ed è fondamentale il settore della logistica. E se fino ad oggi questi settori tra di loro erano anche in Italia estremamente concorrenziali, TNT insieme con la DHL eccetera, oggi diventa esplosivo il fatto che possono mantenere quella condizione che hanno attualmente dove noi siamo presenti. Cioè il salario, aumentando da questo punto di vista, crea dei problemi, forti problemi a questo sistema dal punto di vista capitalistico. Ed è uno dei assi portanti. E se questo salta da questo punto di vista, la questione mette in campo sul settore dal punto di vista capitalistico una serie di altre questioni dal punto di vista politico. Allora noi, in questa lotta, stiamo andando a mordere uno dei problemi, una delle situazioni fondamentali dove il capitalismo ha una sua forza. E entrando in un rapporto del genere, non è un pranzo di gala, noi entriamo in una situazione dove il sistema comincia ad accorgersi che ci siamo. Allora piovono fogli di via, piove una serie di altre misure dal punto di vista repressivo. Noi ormai abbiamo da 2 anni, in certi settori a Milano soprattutto, quando ci muoviamo abbiamo sempre accanto a noi, e lo ripeto continuamente, non è che ci faccia piacere, ma questo è il dato oggettivo, abbiamo accanto a noi sempre 40-50 poliziotti. Ed è chiaro che se 40-50 poliziotti sono lì per poter eventualmente reprimere col bastone quel tipo di lotta, vuol dire che il problema per loro è molto importante. Se questa lotta resta isolata, diventa una lotta che probabilmente avremo dei più grossi problemi dal punto di vista della battaglia politica che stiamo conducendo nel settore. È fondamentale allargare, radicalizzare ed esprimere il più grado possibile, più largo della lotta che abbiamo di fronte. Però un problema nostro adesso non è quello soltanto da allargare. Quando abbiamo l'esempio che c'è una volta, 5 dita, insieme non riesce, ognuno delle dita lavora, non riesce a cogliere, ad alzare un pacco. Se lo facciamo col pugno, eccetera, abbiamo più forza nell'alzare il pacco. Se abbiamo 20 mani e che ognuno va per i cazzi propri, è un po' difficile organizzare uno scontro di questa situazione come si sta presentando nei prossimi mesi, nei prossimi anni, eccetera. Non ci troveremo, noi pensiamo che la repressione
l'attacco che avviene avanti dal punto di vista operaio sia un problema che riguarda altri paesi, dall'America Latina, dove ammazzano direttamente i sindacalisti quando fanno la lotta. No, scambiamo il fatto che sento molti compagni che sono immigrati, il fatto dice, ma quando si rivolgono al poliziotto dice, ma non siamo in un paese democratico, proprio perché siamo in un paese democratico, la democrazia è una forma di controllo migliore dal punto di vista capitalistico quando le cose funzionano, ma quando c'è la crisi e accentua la crisi, la repressione è il manganello, l'elemento di fondo che verrà utilizzato per poter controllare questi tipi di lotte. E allora dobbiamo essere preparati al fatto che avremo un attacco molto duro all'interno del settore. Noi abbiamo fatto una lotta che è una lotta esemplare da questo punto di vista. Noi siamo un punto di vista, dicevo, di riferimento in questa lotta a livello nazionale. Peccato che molti lavoratori non abbiano ancora capito dalle altre situazioni. Dei compagni cominciano ad avvicinarsi anche dei gruppi o dei sindacati, eccetera. Però siamo molto lontani nel creare eventualmente una unità di forza che sia in grado di poter respingere l'attacco qui e l'attacco dal punto di vista generale. Per fare un esempio che faceva Gianni precedentemente, se noi facciamo delle battaglie all'interno delle aziende, facciamo anche 3 giorni di sciopero all'interno delle aziende per ottenere un contratto minimo, un contratto dove migliora quelle condizioni all'interno delle aziende. Ma se passa il contratto nazionale con quelle caratteristiche, all'interno delle aziende ci mangiano 10 volte quello che abbiamo ottenuto all'interno della nostra azienda. Se non capiamo questo, che la battaglia che stiamo conducendo non è quella soltanto di denunciare il fatto che i sindacati contrattano senza tener conto di noi. Stanno contrattando il peggioramento delle condizioni di lavoro che noi abbiamo conquistato in questi mesi. Allora non è un caso che non vogliono che noi andiamo al tavolo trattativa, perché noi andiamo a rivendicare una serie di elementi che fanno saltare questo tipo di situazione all'interno della logistica. Stiamo facendo una battaglia che non è tanto la conquista di un tavolo, ma la conquista delle condizioni di poter dire noi ci siamo, noi vogliamo questo e andremo avanti comunque qualsiasi accordo nazionale voi vogliate fare. Ed è per questo che dobbiamo... settori dove siamo forti.